Ragazzi, si stava così bene con la pausa nazionali. Praticamente queste due settimane ho rimosso l'esistenza del gioco del calcio dalla mia testa. Ringrazio infinitamente la Lega Serie A per farci giocare di domenica sera, perché ormai il fine settimana è andato, il venerdì è andato, il sabato abbiamo fatto festa e quindi oggi la domenica sera è un po' il momento più triste del fine settimana. Quindi lunedì si torna al lavoro, tutto quanto, tranquillissimi. Se vogliamo dare un punto di vista oggettivo, è anche vero che questa partita servirà da campione d'Italia e che mette in campo le caratteristiche. Partiti intanto, biglietto di visita per la Champions League, e quindi potrebbe rivelarsi da un punto di vista trasversale molto più importante di quello che sembri, anche se a livello di classifica non cambia niente né per noi né per loro, perché comunque dovessimo vincere stasera, cosa che comunque farebbe piacere, andremo sicuramente a regalare punti a Lecce, perché ormai vi conosco, quindi sarebbe veramente inutile. Io vorrei tanto vedere Leao tornato nella sua posizione naturale, e secondo me il 3-5-2, beh, abbiamo fatto cagare lo stesso, però se il 3-5-2 ha dato se il 3-5-2 ha dato delle certezze da un certo punto di vista, certezze che poi comunque sono crollate prima di subito, ha dato delle nette carenze dagli altri punti di vista, perché in fase realizzativa, soprattutto quella di Rafael Leao, siamo stati penosi. Fernandez, bravo, bravo. Dentro Brahim Diaz, parata di Meret. Cioè, va bene, va bene. Peccato che gli abbia calciato in bocca. Bellissima palla di Fernandez. Però almeno ho visto un'occasione costruita a modo. E comunque il discorso che ho fatto prima su Rafael Leao non è un discorso casuale, semplicemente è il fatto che nel Portogallo, quello che gioca, gioca nel suo ruolo naturale, ed è il Leao che siamo abituati a vedere noi. Quindi è proprio un problema di posizione in campo, tutto qui. L'anno scorso Napoli-Milan, che si vinse 1-0 con gol di Giroud, fu una partita un po' spartiacque, dove il Milan veramente disse: ok, forse allo scudetto ci possiamo credere. E ovviamente non sarà così stasera. Manco finisce 8-0. Speriamo porti bene tutto qua. Non sto chiedendo la luna, ma speriamo porti bene. Brahim, non portare palla più di... Bravo. Te, non tirare. Tira ancora. Seconda possibilità. Terza possibilità. No, no, il flipper. Col pallone che esce, però. Il flipper. Devo dire, se fosse stata 20 cm più bassa, l'avrebbe messa giù Fernandez, ragazzi. Indietro Osimeone. Che si coordina. Ecco, no. Io. Sono queste le cose che mi fanno incazzare. Non ha trovato la e qui mi ci incazzo da parecchi mesi. Abbiamo avuto due occasioni buone. Ovviamente potevano essere sfruttate meglio, come tutte le occasioni che facciamo. Anche quando facciamo gol, abbiamo occasioni che possono essere sfruttate meglio. Poi fanno un ribaltamento come l'Udinese, che arriva in area per la prima volta e c'è un uomo in mezzo all'area libero. Questo è il problema. Kvaratskhelia, salta Krunic, attenzione. Bravo Maignan. Ho già visto Calabria che lo stendeva, ragazzi. Ho avuto i fantasmi, ho avuto un déjà vu pazzesco. Beh, almeno ho visto un Milan sul pezzo, un Milan che non vedevo giocare così sufficientemente bene da Milan-Atalanta. Cioè è il miglior quarto d'ora da Milan-Atalanta. Poi quello che succede in questa partita è ancora tutto da scoprire, però Leao, mamma mia, che cross orribile che ha messo. Prendiaz non male questa partita, ragazzi, lì sulla destra. Ovvio che la velocità non sia il suo forte, però non ci si può lamentare. Cioè, non è che non ci si può lamentare, è che vista la media delle partite che ha giocato ultimamente, dici vabbè, oh, meglio di nulla. La pressione di Simeone nel duello fra attaccanti. È arrivato Calabria a tenere viva l'azione. Aperto per Brahim Diaz, uno contro due, va via la grande Brahim Diaz. Brahim Diaz, c'è Calabria, c'è Leao. Rafa, bravo Rafa, 1-0, bravo Rafa, gol stupendo, ma Brahim Diaz, ragazzi, ha fatto una cosa incredibile, bravissimo.
e spezzare la partitura di Lobotka. Bravissimo Brian Diaz a saltare Lobotka, bravissimo. Tenuto in gioco da Di Lorenzo e Rachmani. Perfetto. Leao, Benna, si fa vedere dentro, c'è anche Calabria. Dentro Giroud salta Brahim! Brahim! 2-0! E io ce l'ho un po' anche al fantacalcio, ma vai a cagare! 2-0! Vabbè, no, non c'è neanche l'assist di Bennacer. Perché ha toccato al difensore del Napoli. È lui l'uomo partita di 2-0! Brahim! No, che succede qui? No, sta per succedere qualcosa. Sta per succedere qualcosa perché questo risultato non è umano. Non è umano. Mantenne in gioco di Lorenzo un'altra volta. E l'ha toccata Kim. E adesso spinge il Napoli, ragazzi. Adesso spinge. Spinge. Spinge adesso il Napoli, spinge. Milan con questo sistema di gioco, Pier, è ritornato in versione tricolore anche come confidenza, come fiducia. Ma che cazzo vuol dire è tornato in versione tricolore? Non ha vinto una partita con il destro, Magnon con un bagger, Politano murato al momento del tiro. Ma che cazzo vuol dire il Milan è tornato in versione tricolore? Non ha vinto una partita a marzo, ha pareggiato con la Salernitana tirando 13 volte in porta. Ma che cazzo vuol dire? Io quando i telecronisti fanno queste affermazioni mi verrebbe veramente voglia di togliere l'audio, andare là e prendergli ammazzate in testa. Che cazzo vuol dire? È una prestazione positiva che non compensa tutte le figure di merda fatte finora, perché non le compensa manco per il cazzo. E rode ancora di più che si giochi così dopo che tu hai buttato via al cazzo una stagione con un campionato che non avresti vinto mai, però almeno avresti potuto giocare, onorare quello che hai vinto l'anno scorso e magari anche andare più avanti in Coppa Italia, perché vi ricordo che noi in Coppa Italia eravamo dalla parte del tabellone di Fiorentina e Cremonese, quindi vuol dire che avevamo tutte le carte in regola per arrivare dove volevamo arrivare e non l'abbiamo fatto. Leao, ma che vai a fare il difensore te? Giroud, no, giallo per Giroud. Vabbè, è la cazzata di Giroud a partita. Politano è andato sulla destra. Era chiuso, perché era chiuso. Avrebbe crossato da fondo campo. Tu lo standing, ma non. Olivier, capisci che non ha senso. Fallo di Lobotka. Lobotka. Giallo netto. Nettone. Giallo netto. Giallo netto. Giallo netto. Brahim Diaz. Destro. Col pallone che finisce alto. Beh sì, calcio d'angolo netto. Sono pochi i giocatori. Peccato che abbia tirato così di destro. Però sapete, vi dirò, forse è meglio, perché in caso di gol avrebbe fischiato fallo a Leao secondo me. Ora comunque tutte le azioni le fanno uguali. Ma lui che col sinistro mette sto cross e buona. Tutte, che poi ci abbiamo perso con un'azione così con loro. Tutte uguali. Tutte uguali. Finisci, dai. Sempre col cardiopalma verso la fine, però vabbè, dai. La partita non è vinta. Leao prima. Non è vinta. È su un buon binario, ma non è vinta. Secondo tempo, tutto da giocare, eh. Tutto da giocare. Per fortuna i cross di Politano oggi non funzionano. Benasera al rimorchio. Leao, palla per Benna. Benna. Giroud. Giroud. No. Dal 3-0. No. Aveva trovato la giocata. Peccato che Giroud abbia piedi a banana, ragazzi. Possesso. È dato di fatto. Paraschelia. Ancora Giorgiano. Oh, comunque raddoppiato per ora. Politano. È stato contenuto. La mette giù. Per ora. La pressione di Hernandez. Poi mancano. Altro appoggio per più di 40 minuti. Quindi lo per tele tra gli ospiti anche Fabio Cannavaro. Che ci fa Kim in attacco? Maignan cosa ha preso? Cosa ha preso Maignan? Tra un po' Kim fa gol dalla linea di fondo. Si sa. Palla proprio verso il 77, Guaraschelia. Guaraschelia, attenzione, attenzione, a palla dentro. Mario Rui. Cosa ha preso? Con la faccia l'ha presa Maignan. No, con la faccia. Che poi che cazzo abbassate la telecamera? Tanto loro vivono di cross di Mario Rui. Fanno una cosa solo, di Politano, di Mario Rui. Vivono solo di una cosa. O le incursioni di Guaraschelia. Si è rotto Brahim Diaz. Non perfetta. Ma dai, ma ragazzi, non è possibile però. Leao. Dall'altra parte Leao, Leao. Leao. 3-0. Pigliatela nel culo, vai. 3-0, andiamo. Rafa. Ciucciateci il cazzo. 3-0.
Bravo Tonali, bravissimo Tonali, bravissimo. Più ne mezzo al Fanta. Adesso però io vi voglio così in Champions. Adesso arriva il bello però. Adesso arriva il bello. E se poi in Champions mi fate le cagate, e lì siamo punto a capo. Raga, 22 ottobre 2022, ultima volta che abbiamo fatto più di due gol in una partita di campionato. Incredibile. Non so più cosa sia reale. E fa il fallo Krunic. Giallo. Era chiuso. Avevano chiuso Politano. E voi che fate? Anzi, te che fai? Fallo. Era chiuso. Aveva già perso palla Politano. Incredibile, ragazzi. Incredibile. Calabria sta appoggiando lo scroto in testa a Kvaratskhelia. Mia, che lancio ha fatto Krunic? Teo. Oh. Ma siete impazziti. Sene Beckers. Dentro Giroud. Cosa ha preso? Era fuori gioco. Cosa aveva preso Meret? Era anche regolare. Altro appoggio verso Selmakers. Selmakers. Si accentra. Selmakers. Oh, oh, oh! 4-0. Che cazzo è successo? Incredibile. Ma che cosa ha fatto Selmakers? Che cazzo? No, vabbè ragazzi, io chiudo tutto. 4-0. Io chiudo tutto, ragazzi. Ma che roba è? Cioè, mi incazzo. Mi incazzo perché giocate così e mi verrebbe da ammazzarvi tutti. Perché mi avete perso a Firenze, mi avete perso a Udine e poi giocate così. Lo sanno, ma un rigore. Ma perdi 4-0, ma non fa il pagliaccio, rimane al fondo, dai, su. Anche dalla prodezza individuale, ancora Selmakers, ancora Selmakers. Oh, destro! Parata di Meret! E poi il pallone appoggiato in calcio d'angolo. Anghissa, no, non voglio prendere gol, dai, eccolo qui. Invece no! Ci mette la mano Tomori! Grande! Non ci ha messo mano, ci ha messo la gamba, però. Grande! Grande Tomori! Vai, bravo Bakayoko! Con subito la puttanata! Raspadori, che può andare uno contro uno con Calabria. Raspadori! Fuori! Bravo Bakayoko, bravo! Aveva corso! Stavi per macchiare questa prestazione che non vedremo più per altri 4-5 anni. Selemakers. Mentre intanto insiste. Bravo Rebic, Selemakers, tiro! Parata! E non tira. De Keter è ritardato. Dedicato a chi magari poi passerà il turno. Però esulta ai sorteggi. Lo sanno, destro fuori. Godo. Dice 4-0, ragazzi. Adesso mi dovete dimostrare tutto questo in Champions League. Questa sconfitta loro non serve a niente. Più che altro a noi serve per la corsa Champions. Però comunque una vittoria che fa godere e che bene o male è dedicata a chi esulta ai sorteggi. Ci vediamo alla prossima.